prossima. Altro che Montezuma, la vera maledizione è quella di Montecitorio. Chi tocca lo scranno più alto muore, politicamente si intende. Nel 1994 a Montecitorio arriva Irene Pivetti, 31 anni, astronascente della Lega. Sommersa dalle polemiche all'insediamento, troppo giovane e troppo tradizionalista, lascerà il palazzo tra gli applausi per la gestione equilibrata dell'assemblea. Sembrava l'inizio di una fulgida carriera, sembrava. È finita con l'espulsione dalla Lega e un'incerta carriera televisiva. Futuro incerto anche per Pier Ferdinando Casini, presidente della Camera dal 2001 al 2006. Da quel momento è riuscito a stare ininterrottamente all'opposizione nella perenne attesa di diventare il leader dei moderati. Alle ultime elezioni il suo partito, l'UDC, ha preso l'1,7%. Lui lo ha già mollato nella speranza di avere ancora un futuro. Fausto Bertinotti ha presieduto Montecitorio dal 2006 al 2008. Doveva rifondare il comunismo italiano, ma alle elezioni successive, come candidato premier della sinistra arcobaleno, prende il 3%. E per la prima volta nella storia repubblicana i comunisti sono fuori dal Parlamento. Oggi Bertinotti è un ricco pensionato. Ricca pensione anche per Gianfranco Fini, pure lui uscito dal Parlamento dopo 30 anni. Il suo movimento Futuro e Libertà ha ottenuto lo 0,45% dei voti. Lui si vantava di far politica da prima di Berlusconi e contava di farla anche dopo. Non aveva fatto i conti con la maledizione di Montecitorio, dove entri Marchese ed esci Carbonaio. Stavo tanto bene, mangiavo, bevo e tutti i servi come te si inchinavano davanti a me. L'unico a salvarsi forse è Luciano Violante, presidente della Camera ai tempi del primo governo Prodi. Comunista, un passato da magistrato, accusato di essere il regista del giustizialismo anti-berlusconiano. Violante si insedia aprendo ai nemici storici, gli ex Missini, e poi da capogruppo dei DS lancia messaggi d'amore a Berlusconi. E si parla di lui come candidato per gli incarichi più prestigiosi, dalla Corte Costituzionale fino alla Presidenza della Repubblica. Niente da fare, per anni si è dovuto accontentare di presiedere la sua fondazione Italia Decide. Fino a sabato scorso la maledizione aveva colpito anche lui, poi Giorgio Napolitano lo ha inserito tra i 10 saggi. E magari è la volta buona che si sfata il tabù di Montecitorio.